iniziativa, quella che si è appena conclusa a Capena, dove il gruppo di giovani e valorosi esponenti dell'associazione Pro Loco della cittadina laziale ha richiamato ancora una volta a scendere tutti in piazza per la seconda edizione della Sagra della Matriciana. Anche in questo 2019 la Pro Loco di Capena ha rinnovato l'appuntamento con questa manifestazione, visto il successo e il gradimento dello scorso anno. E anche in questa edizione, un folto numero di visitatori ha partecipato all'invito della due giorni organizzato dall'associazione Pro Loco di Capena, invadendo la centrale piazza cittadina, potendo scegliere tra svariati proposte culinarie messe a disposizione per contentare anche i palati più esigenti, naturalmente con l'alimento principe della manifestazione, la matriciana. Sì, come quelli del programma abbiamo già effettuato la festa degli gnocchi e questa è la seconda di questo anno e seconda edizione della Sagra della Matriciana. Tanta partecipazione di pubblico e questa è la dimostrazione che il popolo di Capena ci tiene a queste serate. Questo sì, li ringraziamo sempre perché sono sempre presenti e ci supportano sempre, quindi non possiamo che dirgli un grande grazie. Enogastronomia e bellezza in questa serata. Sì, questa serata è stata organizzata una sfilata di moda a livello nazionale e ovviamente c'è di contorno e non solo, oltre alla bellezza c'è anche il cibo con la matriciana proprio in primo piano. È affidato ai numerosi esponenti della Pro Loco il compito di completare un ricco menù a disposizione per l'evento, dalle salsicce con la cicoria, ai panini con la salsiccia, alle pizze fritte, tutte prelibatezze degne di una kermesse così succulenta. E anche quest'anno la manifestazione ha riscosso molto gradimento, incontrando l'interesse e l'apprezzamento di molti abitanti del luogo e delle zone limitrofe. Amore per il buon cibo, ma anche un weekend dove gli amici dell'associazione Pro Loco di Capena hanno deliziato il pubblico presente con un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, con DJ set, musica live e la finale nazionale di Miss Incanto, dove una giuria di qualità ha eletto la reginetta dell'estate, ospite della serata l'attrice Gegia. No, assolutamente, qua c'è anche un concorso fatto dalla Red Fashion Agency, di cui il capo è Claudio David, e noi stiamo truccando e pettinando sia le ragazze sia i bambini. È un evento eccezionale perché Claudio David fa delle cose fantastiche, sempre mirate alla bellezza, ai bambini, alle ragazze e a tutto ciò che contorna il paese. Un grandissimo applauso va a tutta l'associazione Pro Loco di Capena che con spirito di sacrificio e grande abnegazione ha portato a termine anche questa ennesima splendida manifestazione e va elogiato il lavoro di tutti i componenti che in ogni manifestazione attraverso il loro lavoro e la loro voglia hanno permesso che tutto questo si realizzasse. Ma l'appuntamento con la cittadina di Capena non finisce qui. Per tutti coloro che hanno voglia di trascorrere altre serate in allegria o per coloro che ancora non hanno potuto prendere parte a queste meravigliose iniziative targate Associazione Pro Loco di Capena, vi consigliamo di seguire i loro contatti social per vivere e trascorrere tutti insieme degli eventi all'insegna della gioia, divertimento e aggregazione, capace di unire il piacere dell'enogastronomia al desiderio di condividere una ricca serata d'estate. Beh, il prossimo evento c'è sicuramente la festa della birra nella seconda settimana di settembre e quello più importante che è la Sagra dell'Uva la prima domenica di ottobre e vi aspettiamo per tutti gli eventi che abbiamo in programma.